La Grande Muraglia cinese ha avuto funzione strategica e sociale per oltre 2 millenni, proteggendo il popolo cinese e la sua cultura dagli aggressori del nord. Testimonia tutti i progressi in campo militare, architettonico e ingegneristico di quel periodo. La Grande Muraglia comincia a Shanhaiguan a est e termina a Jiayuguan a ovest, per una distanza in linea retta di circa 1.931 km. Oltre al muro vero e proprio, la struttura comprende anche torri di guardia, fortezze, rifugi e piste di cavalli. Costruita tra il 445 a.C. e il 1664 d.C., la Grande Muraglia ha un'altezza che varia dai 5 agli 8 metri e con i suoi 2200 km è il muro più lungo mai costruito. Una lunghezza pari a quasi 5 volte la larghezza degli Stati Uniti o quasi a mezzo giro intorno all'equatore. Considerate che è una misura che si ottiene unendo tutte le sezioni del muro, incluse le sovrastrutture, i rami laterali e le barriere naturali come montagne e fiumi. Gli architetti che l'hanno realizzata sono sconosciuti, mentre sappiamo che è costituita di terra, pietra e mattoni, a seconda dei periodi e delle condizioni locali. Da quel che resta oggi è evidente che la Grande Muraglia è un capolavoro ingegneristico. A livello continentale costituisce l'esempio più raffinato di integrazione architettonica e paesaggistica e utilizza tecniche che variano dalle fortificazioni in terra battuta, oggi parzialmente fossilizzate, che risalgono alla dinastia Han occidentale, alla superba arte muraria del periodo Ming. Pensate che per cementare i primi mattoni venne utilizzata farina di riso glutinosa. Alcune curiosità. Quanto è lunga la Grande Muraglia? Impossibile rispondere a questa domanda. I cinesi continuano a chiamarla il muro dei 10.000 li, pari a circa 5.000 km, ma questa è la lunghezza che aveva il muro nel 206 a.C. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!